Ciao ragazzi, rieccoci di nuovo qui con Parasitive 2. Ho fatto un ultimo acquisto qui da Douglas. Ho acquistato questa pistola P8, ha più che altro un range un pochino più ampio. Vediamo un pochino come va. Bene, usciamo di qua. Continuiamo l'esplorazione. Allora, da queste parti c'è qualcosa che ci può essere utile qua. Ah, non ci fa toccare niente. Va bene. Che magari se torno da Douglas gli chiedo se posso prendere qualcosa, magari me lo fa prendere. Posso prendere un martello? Del rifugio. Mazza che urlo. Vabbè, facciamo finta di niente, va? Speriamo che sia meno rischioso. Nient'altro? Senta. Va bene, allora basta. Ancora un senta. Quindi ci ha detto che possiamo passare dal passaggio sotterraneo. Ah, ecco. Facci strada. Grande Flint, vai. Vai, ti seguo. Dove andiamo? Ma mi porti in mezzo al pericolo, però. No. Ah, questa è l'occasione per usare la nuova Parasite Energy. Questa. Ok.
Non è male questa pistola qua, però l'altra aveva la capacità di sparare tre colpi insieme, forse è meglio quell'altra. Ok, prendiamo, prendiamo. L'unica cosa, forse ho l'inventario pieno, quindi andrei a posare qualcosa prima. Voglio stendere prima quelli in aria. Ancora quest'altro. No. Ottimo. Va bene. Però qui c'era un attrezzo che mi diceva bisogna chiedere a Douglas. Magari adesso possiamo prendere. Ancora, vabbè. Forse ci permetterà di usarli più avanti. Ok, Flint, andiamo. Qua, va bene. Ah, era rimasto aperto pure. Ancora nemici? Va bene, allora qui possiamo calarci. Mazza, qualcuno ha digerito di brutto lì, eh. Stendiamo il cavo. Possiamo metterlo? Forse devo usarlo qua. Cavo metallico, usa. Grande. Però sarebbe meglio non scendere adesso. Tanto qui dietro c'è la macchina, vorrei posare un po' di roba perché se dovessi trovare degli oggetti non potrei prenderli, quindi andiamo un attimo vicino alla macchina. Così faccio il pieno anche di munizioni, sperando di non fare brutti incontri. Allora. Pieno di munizioni. Baule. Allora, ho tolto il GPS perché volevo usare qualcos'altro al posto del GPS negli attachments. Per ora magari togliamo i proiettili in più. Togliamo una di queste. E GPS. Tolgo quest'altra pistola. Va bene. Tra l'altro mi sono preparato anche il mitragliatore se dovessi incontrare qualche mostro un pochino più tosto. Se con questa pistola qui monocolpo non è che sono molto tranquillo, però vediamo, caliamoci.
meglio andare col mitra, va? E la pistolina di ricambio. Perfetto. Dove sono? Ah, sono là. Via col plasma. Grande. Tosto questo, proteine, vai, usiamole subito, continuiamo, tanto dobbiamo curarci, almeno incrementiamo la vita massima. Mettiamo la cola al posto di quell'altro e un integratore. Ma neanche mi fate entrare. Sono i soliti pipistrelli. Mi ha portato. Ancora. No. Forse è troppo il mitragliatore per questo. Si vede una mazza. Quanti i Vespasiani nel bagno pubblico di Dryfield? Ma un altro indovinello come quello del bagno? La luce del sol splende copiosa nella casa vuota e misteriosa. Qua? Una cassa che però non apre. Prendi? Ma posso accendere la luce? C'è un interruttore qua. Non è un interruttore. A meno che quello che ho trovato prima lo devo rimettere in posizione giù.
Perché qui nel corridoio non ha acceso niente. Spegne, va. Vediamo. Qui non cambia niente. Rientriamo. Boh. Come non detto. No, non volevo toccare la porta. Ma è possibile che non ci sia un altro interruttore qui dentro? Buio di prima, no, mi sembra uguale. C'è qualcosa qui, ma non vediamo cosa. Vabbè. Torneremo poi. Non è che posso stare sempre qui ad accendere e spegnere l'interruttore senza miglioramenti. Ah, qui c'è un altro però. Vediamo. Accendi. Vediamo. Ottimo. Adesso quel c'è qualcosa, vediamo che cos'è. Dai, dai, fucile Far West. Grande caricatore. Fucile Far West non lo possiamo prendere? Allora, caricatore. Aumenta i proiettili. Utilizzato. È buono, così abbiamo più autonomia. Va bene. Qui dietro poi c'era quella cassa lì. Forse adesso la apre. Un lampo. Basta. Va bene. Speriamo siano finite queste fogne. C'era altro. Bene. Già rumori sospetti. No. No. Sei un po' troppo vicino. Esplodono troppo vicini. Perfetto. Prendi, prendi. Ok, vediamo cosa c'è qua dietro al bancone. Questa dovrebbe essere la drogheria di cui parlava Douglas. Quindi gelati, vai. Niente. Sì, sì, prendi che siamo senza integratori, niente. Una può bastare. Vabbè. Io ne avrei preso un po' di più, però. Arnesi. Controlliamo qui nella corsia 2. Se riesco a passare. No, sapone per adesso no. Ancora niente. Vai, altra corsia. Patatine, no. Qui niente, di qua. Un ricostituente 4, non c'è.
qua. Va bene, ho capito, non c'è niente. Ottimo. Eccoci qua, siamo risbucati davanti all'ingresso, vicino alla macchina. Va bene, direi che per questo episodio può bastare qui. E spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao a tutti.